Eccoci di nuovo in studio, ci ha salutato il dottor Riccardo Antonio Ricciuti e ci ha raggiunto il professor Massimo Scerrati. Professore, buonasera. Allora, prima il dottor Ricciuti ci aveva, un attimo elencato insomma, le varie procedure chirurgiche. Ecco, ce ne vuole parlare, un po' più approfonditamente? Sì, come ha detto il dottor Ricciuti, noi abbiamo a disposizione diverse procedure chirurgiche. Queste diverse procedure ovviamente hanno ognuna di loro un'indicazione ben precisa che rispecchia da un lato il tipo di epilessia e dall'altro gli obiettivi che noi ci si pone. Quindi ribadisco quello che è già stato detto, i due obiettivi principali sono essenzialmente uno, quello di poter avere in via definitiva una cura detta all'inglese, cioè una guarigione del malato dalla sua epilessia. Secondo, quando ciò non è possibile, di avere una riduzione della frequenza delle crisi e o della loro intensità. Questi sono i principali obiettivi e per questi due obiettivi esistono mezzi chirurgici tra di loro diversificati. Ovviamente, come è già stato ampiamente detto e richiamato, la chiave di volta è la diagnosi, vale a dire la diagnosi del tipo di epilessia ci condiziona in maniera assoluta sulla nostra scelta. Se noi ci troviamo di fronte a epilessie che definiamo monofocali, cioè in cui noi riconosciamo l'origine da un'unica, ben circoscritta e delimitata zona del cervello, noi abbiamo la possibilità di asportare questa zona, che si chiama zona epilettogena, associata ad un'eventuale lesione o meno, questo è relativamente importante. In questo caso, perlomeno in misura teorica, la rimozione del punto di partenza, della sede di partenza di una crisi, se è l'unico tipo di crisi e se è l'unica zona, dovrebbe, insisto in maniera teorica, garantirne la guarigione. Questo tipo di procedure si chiamano procedure di tipo ablativo. Ablativo vuol dire consistono nella definizione di questa zona e nella sua asportazione. Possiamo vedere in un'immagine che abbiamo preparato quali sono i presupposti che ci portano a questo tipo di considerazione. Cervello, come vedete, è un organo funzionalmente estremamente critico. Ogni area della corteccia ha una sua funzione. La prima cosa, noi dobbiamo conoscere questa funzione, che è oggi ben definibile da studi che non sono neanche tanto attuali, ma che vanno sempre di più sviluppandosi con le conoscenze che questo tipo aspetto a questo tipo di settore richiede, ma si fa vedere anche la seconda. Tutto questo tipo di procedure viene da noi eseguito sia in una fase prechirurgica per poter avere esattamente il riferimento e l'indicazione dell'eventuale zona epilettogena, ma può essere eseguito anche durante un intervento o può essere eseguito con procedure chirurgiche anche al di fuori dell'intervento stesso per avere una registrazione ricavata espressamente dalla corteccia cerebrale. In questo caso si chiama elettrocorticografia, oppure la potremo avere direttamente dalla profondità e si chiama stereoelettroencefalografia. Qual è lo scopo? Lo scopo è di avere esattamente definito in termini spaziali sul cervello l'esatta localizzazione di questa zona. Se questa zona è asportabile senza interferire sulla funzione cerebrale, allora noi potremo avere un'asportazione completa di quello che veniva chiamato il complesso lesionale funzionale epilettogeno e in questi casi garantire anche l'obiettivo della guarigione completa. Questo è possibile solo in una percentuale però di casi, perché purtroppo nella maggior parte dei casi l'epilessia non è monofocale, ma è o multifocale, vale a dire origina da più parti del cervello, oppure Quindi più addirittura complicato. molto più complicato, oppure può avere addirittura una tale rapidità di diffusione che coinvolge in maniera pressoché immediata entrambi gli emisferi cerebrali, quindi con una sua generalizzazione che spesso porta anche a cadute rovinose che come dire, interferiscono in maniera molto pesante con la vita quotidiana e anche di relazione di chi ne è affetto. In questo caso l'obiettivo si sposta e ci porta a altri tipi di interventi che possono essi stessi essere di tipo resettivo, vale a dire con delle sezioni sul cervello. Vale a dire, questi consistono in alcune sorti di interventi di disconnessione. Disconnessione vuol dire isolare una zona del cervello da tutto il resto o dall'altra. Isolare per fare in modo che qualunque scarica epilettica vi si generi non abbia capacità di diffusione al di fuori della zona che abbiamo separato, oppure abbia fortemente limitata la possibilità di diffusione in altre sedi.
Questo, quindi in linea teorica, può capire, ci porta a favorire, almeno questo è l'obiettivo principale, la diffusione delle crisi e quindi presumibilmente ridurne il tipo, ridurne la frequenza e ridurne le caratteristiche, da una crisi generalizzata a una crisi parziale, che può essere molto meglio sopportata da chi ne è affetto. Oppure, girando completamente l'ottica della questione, l'ha già ricordato il dottor Ricciuti, esistono oggi delle metodiche molto avanzate che sono in grado di modificare la eccitabilità della corteccia cerebrale o delle strutture cerebrali. In che modo? Inibendo esattamente la propria eccitabilità e quindi l'elettrogenesi, rendendole in pratica più sedate, rendendole più tranquille, diminuendo tutti quei meccanismi che poi scatenano la crisi epilettica. Questi sistemi che oggi chiamiamo di modulazione, che vengono utilizzati inserendo una sorta di generatori che corrispondono in realtà a dei reali pacemaker, possono stimolare strutture centrali del cervello, solitamente delle strutture profonde, così come delle strutture periferiche, già ricordato, la stimolazione del nervo vago. Quindi, come vede, esistono tutta una serie di possibilità che, forse uso un termine un po' forte, in linea teorica potrebbero potenzialmente essere applicati a tutti i pazienti con epilessia farmacoresistente. In linea teorica. Poi bisogna vedere quanto grave è quell'epilessia e quali sono i risultati attesi. Ecco, appunto, quindi poi Ma quali. torno all'origine, bisogna avere bene con chiarezza qual è la diagnosi e qual è il tipo di epilessia, per due motivi. Primo, per indicare quali di queste procedure noi riteniamo più opportuna e più adeguata per quell'ammalato. Secondo, per avere anche un'idea di quelli che possono essere i risultati che ci aspettiamo da questi Infatti, ecco, interventi. formulata la diagnosi, poi quali sono, ecco, i risultati attesi, ecco, E per. oggi la chirurgia dell'epilessia, come detto, può dare dei risultati che sono estremamente positivi. E abbiamo detto che tutta una fetta di questi interventi mira ad un obiettivo molto semplice e diretto, la guarigione. Si stima su recenti dati che se consideriamo tutta la popolazione di malati che possono essere indirizzati alla chirurgia, quindi resettivi, o meglio, obiettivo di curativi o palliativi, questo volevo dire, circa dal 25 al 30% di coloro che subiscono questi interventi possono anche essere liberi da crisi per periodi duraturi ed anche senza la possibilità o la necessità di poter usufruire di terapia farmacologica. Però vanno fatti dei distinguo. Ovviamente la chirurgia curativa è la chirurgia, come abbiamo detto, solo delle crisi monofocali. Tra queste, i malati che hanno delle crisi temporali sono quelli che hanno i migliori risultati. Questi pazienti si stima che con una diagnosi accurata, un intervento ben fatto, ci può essere la soppressione delle crisi dall'80 al 90% dei malati operati, quindi è estremamente Altissimo. elevata. Tanto più si allarga la zona epilettogena, tanto meno noi riusciamo a rimuoverla per evitare di danneggiare il cervello, tanto più si abbassa questa percentuale. Nei malati con crisi extratemporali questa percentuale si riduce tra il 50 e il 60%, in linea di massima. Per la chirurgia palliativa non possiamo fare la stessa valutazione, dobbiamo fare la valutazione in rapporto al tipo di crisi che noi vogliamo modificare. Esempio, intervento di disconnessione tra i più frequenti che si usano nell'epilessia generalizzata o di caduta, che è la cosiddetta callosotomia, cioè la sezione del corpo calloso, che è la grande commissura che unisce i due emisferi. L'obiettivo che ci si pone è quello di ridurre soprattutto le cosiddette crisi con caduta. Bene, queste crisi possono essere ridotte nei malati in cui, insisto, la diagnosi è ben condotta, è corretta e l'intervento viene proposto ed eseguito in maniera adeguata in circa il 70-80% dei malati, le crisi con caduta, ma non eventuali altre crisi associate che ovviamente non possono corrispondere a quei circuiti che vengono gestiti dal corpo calloso. Altrimenti, se ci sono malati con crisi parziali, multifocali, anche in quel caso si utilizza una stimolazione dei nuclei talamici, la stimolazione del nervo vago, altri tipi di bersagli, dipende dagli obiettivi e dipende dal tipo di crisi che si è chiamati a trattare, quindi in qualche Certo. modo a cercare di ridurre. Quindi ogni tipo, insomma, di crisi ha un trattamento diverso, Esatto. ecco, in Però il sostanza. messaggio che bisogna Ecco. dare è che esistono delle potenzialità oggi molteplici, efficaci, con
con indicazioni ben precise che sono state ormai riconosciute e che anzi credo negli ultimi anni si sono sviluppate in modo molto rigoroso e possono benissimo essere proposte. Questo lo dico perché magari certo. A volte questi messaggi non vengono neanche recepiti da chi è soggetto a questo tipo di problema e è in cerca di una possibile soluzione. Ecco, abbiamo parlato dei benefici, e invece, professore, quali sono i limiti e i rischi o le complicanze, insomma, che possono avvenire? I limiti ci sono, come in tutte le procedure che sono in medicina. I limiti sono, in questo caso, determinati, a mio giudizio, dalla complessità del problema che noi ci troviamo ad affrontare. L'epilessia rappresenta una patologia, una sindrome, un problema clinico estremamente complesso che, come abbiamo detto finora, è estremamente diversificato nelle sue caratteristiche, nelle sue cause, nella sua distribuzione, e quindi questo non permette di proporre un intervento standardizzato per tutti i problemi. Questo è il primo limite e dobbiamo star quindi molto attenti alla definizione diagnostica preliminare, cosa che sottolineo ancora. Le complicanze sono interventi chirurgici che vengono indirizzati su un organo critico come l'encefalo e quindi hanno i loro rischi. I rischi più temibili sono quello di proporre un intervento per migliorare una funzione alterata e magari, se ci si trova di fronte ad imprevisti o complicanze, si possono creare delle alterazioni di altre funzioni. Però oggi, con lo sviluppo della tecnologia neurochirurgica, credo che questi rischi li possiamo considerare veramente molto ridotti. Bene, dottoressa Zamponi, ecco, perché i bambini sono più a rischio di crisi epilettiche? I bambini sono più a rischio di crisi epilettiche perché il loro cervello è in continua evoluzione. Se si pensa che la massa cerebrale da 0 a 2 anni raddoppia il volume del cervello, si sviluppano numerosissime sinapsi che sarebbero i punti in cui le cellule nervose si incontrano, per dirla in maniera piuttosto semplice. Quindi il cervello dei bambini è in piena attività elettrica e in piena crescita funzionale, per cui è molto più facile che durante questo periodo di maturazione cerebrale si possano verificare delle scariche elettriche anomale che determinano l'epilessia anche in assenza di una lesione cerebrale significativa, quindi solo per fattori costituzionali e genetici. Bene, professor Scerrati, ma l'epilessia può colpire anche la terza età? Certo che può colpire la terza età, l'epilessia può colpire qualunque età, la terza età soprattutto per alcuni aspetti che possono essere ad essa associati, di stampo lesionale, ci possono essere delle neoplasie che sono oggetto di alterazione dell'eccitabilità corticale, quindi di crisi epilettiche. Ci possono essere dei problemi anche cerebrovascolari che possono avere come sintomo il crearsi di una crisi epilettica. Credo che però è molto difficile che nella terza età ci sia un'epilessia che possiamo definire farmacoresistente. Dottoressa Zamponi, ma di epilessia si può morire? Questo è un problema molto grave e molto temuto, soprattutto per me che seguo bambini, molto temuto dai genitori che spesso ci chiedono questa cosa al primo approccio diagnostico. In effetti noi, soprattutto noi pediatri, tendiamo a essere molto rassicuranti perché di epilessia in genere non si muore, per dirla in maniera semplicistica, e anche se le crisi fanno molto paura, la stragrande maggioranza delle crisi poi ha termine spontaneamente e non lascia traccia. Però c'è un però. C'è il però delle epilessie farmacoresistenti. Nei pazienti invece con epilessia farmacoresistente, in cui nonostante l'associazione di diversi farmaci e le crisi continuano a persistere, quindi anche a frequenza molto elevata, pluriquotidiana, qualche volta plurisettimanale, plurimensile, quando si associano diversi tipi di farmaci e diversi tipi di e molti tipi di crisi, purtroppo esiste la possibilità che il paziente epilettico vada incontro a quella che noi chiamiamo SUDEP, che vuol dire morte improvvisa, inaspettata del paziente epilettico.
Le cause, questa è una condizione conosciuta da molto tempo, le cause vere e completamente non sono ancora state chiarite, ma in questi ultimi anni si stanno facendo anche qui molti progressi, soprattutto dal punto di vista della conoscenza di scienza di base. E comunque sembra che i pazienti che hanno molti tipi di crisi, molti farmaci associati, una lunga durata dell'epilessia e forse un particolare assetto genetico, vadano incontro più frequenti a questa tragica possibilità. Dottoressa, una persona che non ha crisi epilettiche da mesi o da anni può interrompere la terapia Oh farmacologica? sì, certo, questa è l'altro rovescio della medaglia, diciamo, è la cosa buona dell'epilessia ovviamente farmaco sensibile, cioè pazienti Certo. che risultano diciamo, trattabili con i comuni farmaci antiepilettici o anche che spontaneamente in seguito alla crescita, alla maturazione, come avviene nei bambini, vanno incontro a una reale guarigione dell'epilessia. Classicamente, dopo 2 anni di assenza da crisi in terapia antiepilettica, la terapia può essere gradualmente sospesa e il paziente ritornare, diciamo, ad essere completamente libero da ogni supporto farmacologico. Bene, professor Scerrati, come può influire con l'epilessia sulla vita quotidiana? Talora influisce in modo drammatico. Per una serie di questioni. La prima è stata ricordata dalla dottoressa Zamponi all'inizio di questa trasmissione. È un fenomeno improvviso, non prevedibile e che quindi modifica in maniera estremamente rapida qualunque atto chi ne è soggetto sta esplicando nella sua vita quotidiana e di relazione. In secondo luogo, soprattutto se l'epilessia è insistente, persistente o farmacoresistente, argomento di cui noi oggi stiamo parlando, questo porta problemi inevitabili sui rapporti familiari, sulle relazioni anche al di fuori della famiglia, sul lavoro. Quindi rappresenta un'entità non trascurabile da questo punto di vista. È vero che chi la subisce nell'intervallo tra le crisi può avere un atteggiamento che può essere definito vicino alla norma, se non addirittura normale. Ma in taluni casi la presenza di questi fenomeni, che solitamente poi sono anche vissuti in maniera drammatica, può essere anche devastante, a mio giudizio. Eh sì, immagino, perché comunque limita l'attività quotidiana, Esattamente. insomma, ecco. Dottoressa Zamponi, ecco, i risultati che si traggono, dallo studio delle mutazioni genetiche, dove ci portano? Ma al momento ci portano a una migliore conoscenza della malattia e quindi soprattutto a una migliore indicazione prognostica. In questo momento le nuove scoperte genetiche non modificano comunque l'approccio terapeutico, quindi sono in questo momento di base conoscitiva, per cui ci danno una spiegazione riuscendo a mettere insieme tipologie di epilessia dovute a una stessa mutazione genica, possiamo conoscere meglio la prognosi, quindi l'ulteriore sviluppo della malattia e quindi essere più chiari con i genitori, con i familiari e con i pazienti su quella che sarà il loro destino futuro. Ci sono delle epilessie genetiche che sono assolutamente benigne, ci sono delle epilessie genetiche che purtroppo sono assolutamente maligne e farmacoresistenti. Conoscere il gene e individuare delle entità sindromiche precise, ben delineate dal punto di vista elettroclinico, ci serve in questo momento per avere migliori conoscenze e migliori indicazioni per i pazienti. Forse in futuro questo invece rappresenterà la base per una terapia più basata proprio sul singolo aspetto genetico e quindi più mirata. Quindi anziché avere farmaci come abbiamo adesso, che sono tutti dei farmaci sintomatici, cioè che tolgono, controllano le crisi ma non modificano l'iter poi di quello che sarà il destino del paziente epilettico, forse l'augurio quello che noi ci auguriamo naturalmente in futuro è che si trovino dei farmaci in grado di interferire in qualche modo su questo terreno genetico e modificare la storia naturale della malattia. Professor Scerrati, in Italia ci sono circa 100-150 mila persone con severa epilessia farmacoresistente e quindi candidati per un intervento chirurgico. Ma ci sono centri sufficienti a soddisfare questa richiesta? No, purtroppo ritengo di no, perché mettere in piedi e sviluppare un centro
di studio e di trattamento delle epilessie farmacoresistenti, ivi incluso l'aspetto chirurgico, non è così semplice. Implica innanzitutto di riunire delle competenze multidisciplinari che vanno oltre il neurologo, il neuropsichiatra, il neurochirurgo, ma consideri il neuroradiologo, il patologo, tutto l'aspetto neuropsicologico, tutto un complesso di individui altamente specializzati, altamente competenti, che è nel loro insieme dedicato ad un unico obiettivo: la diagnosi e la cura delle epilessie farmacoresistenti con prospettiva di un trattamento chirurgico. Ci sono pochissimi centri in Italia per poter far fronte a questo tipo di problema, e credo che difficilmente noi si riesce a soddisfare nel nostro paese 200-300 interventi all'anno, non di più, non ci si arriva. Quindi, come vede, le cifre sono molto lontane. E ovviamente nella nostra regione siamo estremamente impegnati in questo tipo di settori, siamo impegnati, appunto, come lo vede da questa così chiacchierata che stiamo facendo oggi, mettendo in gioco specialità e competenze diverse, ma chi affronta questo tipo di argomento deve avere da un lato la disponibilità delle strutture, perché anche le strutture sono estremamente sofisticate e dedicate, e poi le risorse umane, che sono quelle principali, di gente che fa delle scelte e porta avanti con tenacia e con competenza gli obiettivi che intende appunto perseguire. Dottoressa Zamponi, lei vuole aggiungere qualche cosa a riguardo? Sì, con molto piacere, perché questa attività, diciamo, questo sviluppo della chirurgia dell'epilessia nella nostra regione è in realtà cominciato da molti anni, è cominciato almeno, diciamo, per quanto riguarda la parte pediatrica, sicuramente dalla fine degli anni 90, dall'inizio dal 2000 sostanzialmente, ed è cominciato con un grosso sforzo di attività e di competenze, come diceva il professor Cerrati, per quanto riguarda soprattutto le tecniche di chirurgia palliativa dell'epilessia, in modo particolare la neurostimolazione. Su questo noi stiamo lavorando, su questo, sulla neurostimolazione e sulla gallosotomia, che invece in questa regione ha una tradizione molto molto lunga, direi quasi antica oramai, stiamo lavorando e portando avanti dai primi degli anni 2000, non solo sui bambini ma anche negli adulti. E per quanto riguarda la neuromodulazione, in particolare la stimolazione del nervo vago, abbiamo l'orgoglio di essere il centro di riferimento nazionale per quello che riguarda gli impianti di stimolatore vagali, e la nostra casistica è una delle casistiche più rilevanti d'Europa e sicuramente la maggiore monocentro d'Italia. Quindi questa è una bellissima cosa. Nel nostro piccolo, nella nostra piccola regione, abbiamo cercato, cercando di coinvolgerci il più possibile, di collaborare al meglio possibile per cercare di dare una risposta a questi pazienti, che infatti affluiscono ovviamente non solo dalla nostra regione ma da tutte le regioni italiane per gli impianti di neurostimolatori. È chiaro che questa è solo una delle possibilità che il nostro centro offre, perché poi siamo in grado di offrire anche praticamente tutte le altre scelte terapeutiche, opzioni chirurgiche di cui parlavano prima i colleghi. Ebbene, questa è una cosa molto importante, soprattutto per chi soffre di epilessia. Noi ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, restate con noi, torneremo tra poco sempre con il professor Cerrati e la dottoressa Zamponi.